nella lastra di cristallo. Letture a cura dell'attrice teatrale Pia Ferrante, intermezzi musicali eseguiti dal docente di musica Pietro Catucci, ma soprattutto spunti di riflessione scaturiti dall'approfondimento del romanzo Volevo solo amore della scrittrice Anna Ieva. Sono i tanti momenti pensati e rientranti in un incontro che è stato promosso dal Rotary Club e dello Sporting Club di Corato per dire no alla violenza sulle donne e per diffondere il messaggio di come sia importante trovare il coraggio per denunciare. Noi dello Sporting, come anche il Rotary, siamo vicini a queste problematiche sicuramente sociali ma anche culturali. Mostro questa rosa proprio perché noi speriamo oggi di aver dato un messaggio forte, che è quello attraverso il libro di Anna, che è quello a tutte le donne di un futuro migliore e che si possa, diciamo, sconfiggere questa violenza o almeno attenuarla e che si riesca sempre di più a denunciarla. Noi cerchiamo di occuparci di tutto ciò, di tutte quelle che sono le problematiche che ci circondano, e questa è una abbastanza attuale, abbastanza vicina a noi, alle nostre famiglie, alle persone che frequentiamo, è di carattere trasversale. Io sono veramente contento oggi di aver allargato l'orizzonte del nostro impegno, del nostro intervento, anche a questa problematica della violenza sulle donne, che veramente è devastante. Al centro dell'incontro promosso dal Rotary Club e dallo Sporting Club di Corato c'è stato il romanzo Volevo solo amore dell'autrice Anna Ieva, un libro che custodisce un messaggio importante. Dire alle donne di avere il coraggio di denunciare e che dalle violenze si può risalire, quindi si può credere ancora che c'è qualcosa da fare. Porto a casa gli occhi del pubblico, entusiasta e felice. Presente al dibattito anche Marco Firpo, noto ai telespettatori per aver preso parte al programma Uomini e Donne di Canale 5, ma da tempo anche promotore di eventi per la sensibilizzazione del no alla violenza sulle donne. Faccio parte di questa associazione che è un centro autostima donne e dove giustamente insegniamo a riconoscere le persone violente e ad affrontarle.